Salve a tutti, eh, sono Francesco Fusilio del Centro Territoriale di Supporto di Verona e con questo video intendo presentare eh, la nostra nuova fatica, il kit PCDSA Portabile per il 2015. Eh, il kit PCDSA non è altro che una raccolta di applicativi per Windows, freeware e open source, liberamente distribuibili eh, o scaricabili dalla rete, che però io ho raccolto nella eh, versione più aggiornata e ho selezionato per farne un zainetto di possibilità compensative da utilizzare con le nuove tecnologie. Il kit si chiama portabile perché una di queste cartelle può finire in una chiavetta e diventare uno strumento portabile con una selezione di applicativi diciamo necessari. Il kit può essere utilizzato per lo studio personale, per lo studio assistito, ma anche per creare didattica, perché i software possono essere distribuiti a tutta la classe e quindi quello che fa l'insegnante può andare verso i ragazzi e ritornare, appunto, alla NIM, come, come in questo caso, nell'immagine. Il kit si presenta così: appena si scarica da questo sito, che per adesso è il CNR, e devo ringraziarvi perché ospitano questo lavoro in quanto ci vuole un server consistente, è organizzato a cartelle, una volta scaricato si, ci sono eh, 20 cartelle, la cartella copie in una USB, crea la chiavetta USB e questa è la sua videoguida. Quindi ogni cartella è descritta sul nome quello che fa mappe, leggere, <coughs> avere una voce per il PC, esercitarsi con la tastiera e così via. Ogni cartella è organizzata in questo modo: dentro c'è il programma, una guida in PDF scritta e una videoguida, un po' come quella che sto realizzando in questo momento descrivendo il funzionamento del kit PC DSA. Quindi ogni, ogni, ogni applicativo, ogni programma è spiegato con una videoguida, proprio per andare incontro alle difficoltà specifiche della lettura per quei ragazzini che non avrebbero mai letto le istruzioni ma avrebbero continuamente provato seguiranno il video 2-3 minuti, non sono video professionali, quello che si può fare e quindi potranno imparare ad usare i programmi i programmi più significativi che ho scelto sono i classici PDF Exchange leggi per me, nelle tre versioni Junior, installabile e portabile LibreOffice LibreOffice l'ho scelto nell'ultima versione: ha il preditore eh, di parola con 10.000 parole. E il correttore ortografico, inoltre, si può usare il Verdana, che è un ottimo fonte, e Liberation Sums. CMAP Tools, poi spiegherò perché ho scelto CMAP Tools, Audacity per registrare. E una sezione, una nuova sezione molto, secondo me, importante: Cam Studio, che è il programma che sto usando per fare questa video lezione, video commento. E che registra il monitor e quindi ne fa, permette di creare una videorelazione in modo molto facile, e Free2X Webcam Recorder, che permette di registrare come fosse una tavoletta grafica della scrivania. Però voglio dire in modo chiaro che avere i software non significa che i ragazzini hanno risolto la dislessia, bisogna aiutarli ad essere padroni di queste nuove tecnologie. Le nuove tecnologie possono essere addirittura un disturbo della consuetudine del modo di imparare se noi non li aiutiamo a diventare padroni, appropriarsene e farne diventare uno strumento che non ruba energie, ma casomai consolida quelle che si hanno, perché il rischio è che se no chiedono più di quello che danno. Quindi aiutiamo questi ragazzi ad essere competenti e diamo cittadinanza alle nuove tecnologie in classe, altrimenti è molto difficile che ne trovino un giovamento. Queste sono delle diapositive sui software che ho inserito, che comunque questa, questa presentazione è dentro il kit, chi la vorrà guardare, potrà farlo. Una parola in particolare sulla scelta di CMAP che qualcuno crede essere un programma complicato. CMAP a mio avviso è il programma eh, più eh, forte nella capacità di aiutare i ragazzi a memorizzare con ordine le conoscenze e in particolare a creare delle relazioni fra con le conoscenze. Non si può mettere un concetto se non si mette il legame con CMAP e l'ordine dei concetti si vede immediatamente. CMAP permette di fare anche verifiche e anche delle presentazioni che modulate dalla nostra... <coughs> scelta, sono eh, veramente uno strumento importante e questa è una video lezione fatta dai miei ragazzi di terza affinché spiegano la prima guerra mondiale. Come dicevo, eh, una sezione molto importante è dedicata ai software per creare video lezioni, video relazioni. Tutti i ragazzi dovrebbero imparare a farle, imparare ad esporre, le interrogazioni dovrebbero sparire, dovrebbero venire avanti i ragazzi che sanno prendere in mano un argomento e, e argomentare sull'argomento. Quindi la, la palestra di questo è ascoltare se stessi e provare e riprovare. Provare anche documentando quello che si è detto e riascoltandosi. Quindi Camp Studio per fare questa operazione utilizzando il monitor. E, e nel caso si voglia usare una tavoletta grafica come qui è l'altro programma F2 per webcam eh, e call. Qua si vede il ragazzino che ha una telecamera attaccata al monitor, registra questo foglio a quadretti spiegando il minimo comune, il minimo comune multiplo. Un altro importante eh, programma molto semplice ma potentissimo è Fast Capture. Cattura qualsiasi immagine e ce, la e ce la mette a disposizione per le nostre video lezioni per presentazioni, testi, mappe e quant'altro. Un altro programma che ho scelto di mettere è eh, Poster perché Poster permette di prendere una mappa, un'immagine e farla diventare un cartellone. Poter pubblicizzare le scoperte, le conquiste, i progressi dei ragazzini in modo pubblico significa aumentare la loro stima. I ragazzini diversi hanno bisogno, prima di tutto, di stima di se stessi perché l'apprendimento avverrà se loro hanno stima di apprendere, se loro sanno che possono apprendere, quindi cartelloni esposti materiali di conquista messo in pubblico queste sono tutte azioni che non che, che non sono imparare direttamente gli argomenti ma sono dei potenti catalizzatori dell'apprendimento ecco perché questo programma per ingrandire e stampare come una normalissima stampante per poter attaccare al muro le cose, le cose che loro fanno. Altro programma, altro programma che secondo me è molto importante è VLC. Per studiare il video, VLC è impagabile: permette di fermare immagine, spostarsi nel video, registrare un pezzetto di video, permette eh, di riascoltare, addirittura di rallentare la velocità se noi stiamo studiando inglese è un player, si, eh, si chiama così, che è veramente efficace eh, VLC accompagnato a Firefox che nelle, nella guida ci ha spiegato come si fa a utilizzare per scaricare in video didattici è uno strumento molto 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 potente un discorso a parte per la portabilità come dicevo questa cartella va messa in una chiavetta la chiavetta avrà tutti questi programmi avviabili da se stessa senza installazione lanciando semplicemente il lanciatore che è lì dentro e, e guardando il video è appunto spiegato come si fa e come si deve procedere. Voglio dire a questo punto una cosa importante: I, questo lavoro è fatto per i computer, non è fatto per i tablet. Io credo ancora nei PC perché permettono il lavoro multitasking, come sto facendo adesso: cambio programma e posso lavorarci sopra, ascoltare, prendere un'immagine, portarla in un'altra. I ragazzi lo sanno fare benissimo. Il tablet non è così versatile. Occupa mezzo monitor con la tastiera, oppure a questo punto, se ha anche la tastiera, è tanto quanto un PC. In ogni caso, questi applicativi Freeware e Open Source sono per i notebook. Io consiglio di comprare notebook non troppo piccoli per non rovinare la vista ai ragazzini e non troppo brillanti. Ecco, un 13 pollici sono una dimensione che secondo me. Da quella mia esperienza è la dimensione adatta 12-13 pollici. Questo kit DSA sarà disponibile sul sito dsaverona.it oltre che sul mio eh, francesco-fusillo.gimdo.com, dove sul sito DSA Verona troverete tante altre eh, materiali. Eh, risorse, discussione, dispense messe a disposizione appunto dal nostro sito eh, per i disturbi di apprendimento, per i disturbi specifici di apprendimento. Ringrazio a questo punto tutti gli autori, in particolare Giuliano Serena, che hanno prodotto questi software con lo spirito con il quale io ho prodotto questa raccolta per il DSA e eh, non è a scopo di lucro assolutamente eh, si vuole solo diffondere delle risorse gratuite non saranno le migliori che ci sono sul panorama ma comunque sono un buon punto di partenza eh, per poter eh, allestire i computer dei nostri ragazzini ringrazio per l'attenzione eh, di questa introduzione all'uso del kit PC PCVSA eh, che come mission del CTS di Verona ho inteso Portare a termine eh, Francesco Fusillo, vi ringrazio e spero che la sperimentazione porti dei buoni frutti eh, nella divulgazione il più possibile di questo lavoro. Eh, buona sperimentazione.